Amici sportivi, amici di Manu Web, ben ritrovati e benvenuti qui al campo comunale di Villa Sant'Angelo. Una partita importante che vede l'incontro tra il Moro Paganica e il Villa Sant'Angelo. La partita è importante per soprattutto il Moro Paganica, che ha i punti che non sono favorevoli. Presidente, insomma, questa è una vittoria consecutiva, no? Quindi un derby come questo è molto, diciamo, è una vittoria in più sul piano anche psicologico. Vabbè, un derby, ma solo perché i due paesi vicino, però sono tutti amici, quindi un derby dell'amicizia. Li conosco tutti, ci conosciamo tutti, abbiamo giocato insieme, quindi si esce insieme la sera, quindi la soddisfazione è più che per il derby vinto e per la partita vinta. Questa è la seconda consecutiva che, insomma, giochiamo e convinciamo. Piano piano stiamo risalendo la classifica e speriamo di continuare su questo trend. L'andata non è andato bene, però adesso il ritorno, insomma, si vede che il Moro Paganica comincia a prendere i suoi passi delle vittorie. Beh, diciamo che l'andata siamo stati un po' penalizzati dagli infortuni, i giocatori più rappresentativi che erano quelli che dovevano portare avanti la squadra, chi tra l'infortunio, chi ha avuto problemi personali e chi cose varie, ci siamo trovati dopo 5 giornate senza attaccanti. E mo piano piano ci siamo ripresi, è rientrato su Fedelli, abbiamo col mercato di riparazione abbiamo preso un paio di giocatori che ci stanno a dare una mano, abbiamo promosso dalla Juniores 3 giocatori del 98 che giocano titolari e che danno il loro contributo, e quella è la cosa più importante, perché il progetto che avevamo fatto inizialmente di fare una scuola calcio per utilizzare il vivaio per la prima squadra sta dando i suoi frutti. Bello. La voglia di chiedere un bello. Bello! No, che t'ammonisce! Bellissimo il gol, eh! La voglia di chiedere un tiro. Bello! No, che t'ammonisce! Bellissimo il gol, E quindi siamo soddisfatti. Non ci resta che stringere i denti, rimboccarsi le maniche per queste ultime partite e fare più punti possibili e uscire prima da questa classifica che, ti ripeto, adesso non è bella e non sarà facile, perché affrontiamo squadre forti, squadre che lottano come noi per non retrocedere, squadre che lottano per vincere il campionato, per andare ai playoff, però se mentalmente ci stiamo con la testa, gli allenamenti vengono fatti con l'impegno giusto, niente è possibile. Forte per l'età che te... Oh! Che doppietta! Mannaggia, che cavolo! Oh, mentre stavano a vedere, mentre stavano a vedere, dopo tutti con calma. Scrivi! Se l'ha scappellato! La Serie A, bravo! E gli danno pure un applauso! Che gli vuoi dire qui? Troppo forte per l'età che te... No, perché sei... Oh! Arsenal, che doppietta! Mannaggia, che cavolo! Oh, mentre stavano a vedere, mentre stavano a vedere, dopo tutti con calma. Scrivi! Veramente era l'unica cosa bella quando si perdeva, era il gruppo, l'amicizia e i festeggiamenti. Oggi stiamo a Bazzano e facciamo la festa di carnevale con tutto il settore giovanile, i pulcini, i piccoli amici, i sordienti, i giovanissimi. Poi oggi sono contento perché la Juniores sta vinta a Raiano, quindi una, diciamo, doppia festa, insomma. E speriamo che ce ne siano tante altre così. Grazie Presidente, buona festa. Grazie a te e sono contento che mi stai intervistando perché stai di nuovo tra di noi, e grande Emanuele. Grazie Presidente. Sì.
ho chiamato Gianmarco, ho detto guarda il terminillo, era perfetto, qua sta a fare brutto tempo, la neve ci sta? Che sta va là? Sì, sì. L'ho chiamato Gianmarco, ho detto guarda il terminillo, era perfetto, qua sta a fare brutto tempo, la neve ci sta? Che sta va là? Mister, complimenti, insomma, oggi una partita meritatamente vinta. Qual è la sua impressione, come hai visto i suoi ragazzi in campo? Io direi giocata discretamente il secondo tempo. Primo non mi era piaciuto, poi al secondo tempo siamo scesi in campo con un'altra mentalità, abbiamo spinto un po' di più e quindi siamo riusciti a portarci a casa questi tre punti. Adesso dobbiamo cercare di dare continuità a questi risultati. Incominciano a stare bene i ragazzi fisicamente, mentalmente e quindi dobbiamo continuare a quello che stiamo facendo. Dobbiamo affrontarle con la giusta mentalità, indipendentemente da chi incontriamo. Sappiamo che dobbiamo fare un percorso ben stabilito, speriamo di farlo bene e velocemente. Grazie mister, auguri. Sì. Questa è la festa del Moro Pagani Aquilana, la festa di Carnevale, e solo a vedere tutti questi bambini, per me abbiamo vinto, qualsiasi il risultato della domenica, questa è la vittoria più importante. Questi qua sono una parte degli istruttori che fanno parte del Moro Pagani, come vedi c'hanno il senso dell'umorismo, si mascherano, mi dispiace che alcuni se ne sono andati, li volevo presentare a tutti quanti. Comunque abbiamo Matteo Albertini, Paolo Rocca, Salvo Fisico Salvatore, ricevuto, Riccardo, Gianni e Michele che insieme a Francesco e a Salvo sono quelli che si impegnano per i più piccoli, escono matti. Ma mo facciamo dire due parole a loro, parliamo con Matteo. Matteo, tu hai passato alcuni anni all'interno di una scuola calcio che era prima a Paganica e quest'anno è stata rinnovata. Secondo te il lavoro che stiamo a fare è positivo, è negativo? Come lo vedi? Assolutamente positivo, delle brave persone si danno da fare e bisogna continuare, andiamo avanti così, sono contento, sono contento. Lui è Paolo Rocca, che fa un po' tutto, oltre a seguire i giovanissimi, c'è una grossa mano nell'organizzazione generale e la prima squadra. Paolo, che dici tu da Genova, che dici? Ma che dico, mi ha detto Matteo che niente, con gli sforzi che facciamo sia da parte nostra che da parte della società cerchiamo di portare al meglio il progetto, far divertire i ragazzi e questo è l'intento. E poi pensiamo al futuro, di cercare sempre di migliorare e andiamo avanti così. L'importante è vedere queste facce gioiose dei ragazzi che l'abbiamo tolti diciamo da mezzo alla strada vagando qua e là, e questo ci dà molta soddisfazione. Beh,
Noi cerchiamo di fare di tutto per lo sviluppo psicofisico dei bambini, per migliorare, diciamo, la situazione del paese e per sviluppare la loro creatività. Cerchiamo di fare il meglio anche per farli divertire. Buonasera a tutti, io volevo ringraziare i genitori che ci hanno dato fiducia e le mamme che ci hanno aiutato a organizzare questo evento, che senza di loro sicuramente non riuscivamo a fare tutto ciò. Beh, noi siamo soddisfatti e siamo contenti e speriamo di poter fare altre feste belle come questa, anche più belle. Ma come ti trovi a Paganica? Bene. Sì? Digli, io sono forte, no, come Paganica, a pallone. Quindi tu sei un futuro campione? Non tanto. Ma senti un po', ma che squadra tifi? Juventus. Bravissimo. Ti eri mai immaginato di metterti questa parrucca quest'anno? No, prima d'ora no, non ho mai immaginato di indossare una parrucca del genere, quindi ho dovuto tagliare i miei capelli per indossare questa parrucca e in questa occasione ho dovuto. Per i figli questo è d'altro, per i figli questo è d'altro. Come genitore qui ci siamo, mi sono impegnato insieme agli altri per organizzare questa festa con fondi personali di tutti quanti, abbiamo fatto un portaparty, ognuno ha portato qualcosa, speriamo che per le prossime feste organizzate riusciremo a raccimolare anche qualche fondo da altre persone. Grazie. Piano piano, piano piano, guarda qui quello che hanno preparato le mamme. Come ti chiami? Iris. Quanti anni hai? 4. Ma ti piace il carnevale? Sì. Ma di che ti sei vestita? Dalla principessa delle nevi. Bravissima.